Presidente Cecchetti, nel fine settimana in Catalogna le elezioni regionali che hanno visto la maggioranza di voti andati agli indipendentisti del presidente Artur Mas. Un commento a questo risultato? Ma sicuramente un risultato molto molto positivo per chi crede nell'autodeterminazione dei popoli e per chi crede ancora nella democrazia e nella possibilità che tutti i popoli possano scegliere ed essere liberi di decidere per il proprio futuro. In Catalogna non lo hanno fatto con un referendum perché come in Italia, in Spagna è per ora vietato fare un referendum che chieda di fatto a un popolo se vuole autodeterminarsi e creare un nuovo Stato e quindi lo si è potuto fare tramite delle elezioni, le elezioni regionali. C'era un fronte indipendentista, che ha preso la maggioranza assoluta dei seggi assegnati al Parlamento catalano. Qui inizierà un percorso di 18 mesi che porterà con dei passaggi che sicuramente non saranno semplici la Catalogna ad essere un nuovo Stato. In questi giorni, in queste settimane, i catalani hanno subito un po' quello che hanno subito gli scozzesi, sono stati terrorizzati e la campagna, addirittura hanno fatto scendere in campo Obama per attaccare la possibilità dei catalani di diventare un nuovo Stato, è stata tremenda. Nonostante questo, i catalani non si sono fatti fregare, hanno votato liberamente e hanno conseguito questo ottimo risultato. Ecco, giustamente lei ha detto dei seggi, perché qualcuno ha fatto notare non tanto dei voti, la maggioranza, perché non c'è stato quel plebiscito che ci si aspettava. Lei Ma anche su come questo è pensa? assolutamente opinabile, questo è quello che hanno detto i giornali italiani e i giornali spagnoli, filo potenti, potentati e appunto a chi interessa difendere un'Europa superstato e non un'Europa dei popoli. La verità è che anche i voti in termini assoluti sono in maggioranza indipendentisti. Perché nessuno ha preso in considerazione, qua entriamo un po' nel tecnicismo catalano, i voti della lista legata a Podemos. Lo stesso leader di Podemos, Rabell, ha dichiarato che all'interno della sua lista, era una lista che univa Podemos ai Verdi, vi erano presenti sia esponenti indipendentisti che esponenti contro l'indipendenza. Vuol dire che l'8% preso da questa lista può essere assolutamente fatta e creata da elettori che in caso di un voto referendario sull'indipendenza potrebbero anche schierarsi con un voto favorevole all'indipendenza. Questi hanno preso l'8%, mettiamo che metà di questi erano pro indipendenza. Alcuni deputati eletti da questa lista sono indipendentisti? Sì, quindi vuol dire che automaticamente il 50% dei voti in assoluto sono stati assolutamente superati. Chiaro che Madrid e le capitali europee che sono contro la possibilità che i popoli possano essere finalmente liberi hanno detto il contrario e continuano a dire il contrario. Chi se ne frega, i catalani hanno dato una risposta democratica, forte e determinata, che lascia ben sperare anche per il futuro di Veneto e Lombardia. Quindi noi su questa linea, prendendo esempio dai catalani, chiediamo fortemente la possibilità di votare il referendum nella prossima primavera. L'appello lo facciamo e lo ribadiamo al Presidente Maroni. Presidente Maroni, convochi il referendum che ci sarà in primavera. E diamo la parola finalmente ai Lombardi per decidere del loro futuro. Quindi un'ultima domanda, qual è che potrebbe essere la rivendicazione comune tra i Lombardi e i catalani? Soprattutto quindi quali sono le rimostranze che ha Ma avanzato? assolutamente il fatto prima di tutto di poter decidere, di essere liberi. Io auspico che anche in Catalogna venga consentito il fatto di poter fare un referendum come è avvenuto in Scozia. Loro rivendicano l'indipendenza, noi partiamo dall'autonomia per poi arrivare ad essere anche più indipendenti. Dobbiamo iniziare a ristabilire un segno di equità, anche sociale, non è più economica e sociale, non è più ammissibile che la Catalogna dia e regali 17 miliardi ogni anno a Madrid, non è più ammissibile che la Regione Lombardia regali ai Lombardi quindi 54 miliardi allo Stato centrale. Questa è una delle prime rivendicazioni, senza poi contare tutte quelle anche a livello culturale di identità che fanno in modo che la Regione Lombardia sia totalmente differente dal resto dello Stato italiano.